Certo. Allora, deputato Di Stefano, prego. Maglio Di Stefano. Grazie Presidente. Anticipo, se qualora avessero mai voglia di parlare, un argomento che viene spesso usato per bocciare questo tipo di emendamento che abbiamo sempre fatto, che è quello che dare uno stipendio dignitoso ai parlamentari, dignitoso secondo l'ordine di idee di questa Camera, perché fuori da qui dignitoso è già 1.500 euro, dare uno stipendio dignitoso di 10.000 euro lordi a questi parlamentari, lì tenga distanti, ad esempio, dalla corruzione o permetta a quelli che vengono da realtà sociali molto disagiate di poter scegliere questa professione che teoricamente è temporanea, lasciando quello che avevano già in corso. Poi però vai sul sito della Camera e vai a guardare la carriera di tutti i deputati seduti qui in quest'Aula e ti rendi conto che non ce n'è uno che abbia fatto altro nella vita, o meglio, che hanno... Mi correggo. Colleghi, colleghi, allora, Mi deputato, correggo, Presidente. deputato, la prego di non offendere i colleghi in quest'Aula perché qui ci sono molte professionalità. Lei Mi non può correggo, affermare Presidente. quello che non è vero, per cui molti colleghi hanno lavori e professioni. Grazie, Presidente. L'avvocato lo possono pagare anche fuori da No, qui. no, glielo dico in quanto presidente, Ok, perché tutti sì, in va bene. quest'Aula hanno diritto a essere rispettati, Se vuole, Presidente, poi tutti. le porto una E lista. molti di noi qua dentro Zaccagnini hanno sostiene che sono avuto, un coglione, Presidente, no, se vuole molti di noi redarguire un hanno attimo. lasciato incariche e professioni. Va bene. Presidente, se vuole poi le fornisco un elenco di persone che hanno fatto solo politica nella loro vita che sono qua dentro. Allora la Detto prego ciò. di essere rispettoso di tutti. Di tutti. Per Detto ciò, cui colleghi, per Presidente. favore, colleghi. Colleghi, per favore. Tolto! Cerchiamo di Tolto! mantenere la calma. Colleghi. Presidente, ho detto se Deputato Zaccagnini, deputato Zaccagnini, la esorto di Zaccagnini, tornare al suo sei tu a posto, per coartare i miei favore. soldi, Per basta! favore, deputato. Per Restituisci i favore. soldi, Zaccagnini! Non rubare, Allora, Zaccagnini! Vai, Maglio, vai a invito fare. i deputati a Rispetta stare ai il propri mandato, restituisci i banchi. soldi! Pezzente! Restituisci i Allora, adesso vi Maglio, prego di riprendere no, quando mi dà la posto. parola di nuovo, vabbè, mica posso Il parlare male. deputato Io faccio le... Di Stefano stava facendo il suo intervento. Presidente, se mi avesse lasciato parlare, avevo già detto, mi correggo. Cioè che da Non si può per... quando... Sì. Allora. Avevo già detto, mi correggo, cioè che da quando sono entrati in quest'aula non hanno mai più fatto altro per almeno 30 anni. Allora. Nel senso che, Presidente, se mi fa parlare io spiego, se Sì, no io la faccio torniamo. parlare, però lei tenga anche Allora, un modo di esprimersi se io rispettoso di dovessi tutti. interrompermi ogni volta che dite cose fuori dal mondo, sarei qui a Non lo urlare so tutto il qui giorno, quindi mi chi faccia le dice fuori parlare. dal mondo, prego. E allora, che cosa intendo? Che la scusa dello stipendio lauto per garantire una continuità con il lavoro precedente quando si tornerà alla vita normale si interrompe nel momento in cui ci si accorge che qui dentro si tende a entrare e rimanere per 30 anni, motivo per il quale il Movimento 5 Stelle ha una regola che prevede il massimo due mandati. Perché? Perché l'obiettivo principale di un politico è quello di creare un mondo migliore per chi sta fuori da questo palazzo. E se tu in quel mondo ci tornerai, hai anche questo obiettivo mentre sei qua dentro. Se Mirko gli oltre a Colleghi, parlare della Roma parla anche colleghi, di però politica ogni scusi un tanto, secondo, Presidente. deputato, così non andiamo avanti, così non andiamo avanti. Colleghi, allora, vi prego tutti, chi parla e chi Presidente. ascolta, di portare rispetto, ho detto tutti, deputato Crippa, la prego, Presidente, lei ha la deputato possibilità di Crippa. chiamare chi interviene così. Io Lo può richiamo chi fare. non consente a lei di Appunto. intervenire, ma richiamo anche chi non rispetta gli altri colleghi. Quindi, Sei fuori. cosa, non ci sono gesti da fare. No, niente, No, no, Presidente, no, vado avanti. deputato, Cioè, lei posso vada andare avanti nel avanti? suo intervento. Mi ha detto dietro le braccia come calciatori, così Mico li capisce che sto facendo. Presidente, volevo dire quindi, io mi dispiace perché i cittadini italiani...
oggi capiscono una cosa in più, che se si fossero scaldati così quando parlavamo di mafia o di altri argomenti, forse oggi non saremmo il paese che siamo. E allora a me va bene che si scaldino, e lo dovrebbero fare in altre circostanze. Noi oggi chiediamo una cosa semplice: voi col vostro voto certificherete soltanto una cosa. Voi ritenete che 10.000 euro lordi che prendete, più tutti quegli altri rimborsi di cui vi ha già parlato Fraccaro, Di Maio e Manino prima, siano una cifra senza la quale voi non potete fare una vita normale? Perché io non credo che qui dentro si entri per fare una vita speciale, ma per fare una vita normale al servizio degli italiani. Se ritenete che sia una cifra normale, boccerete il nostro emendamento e lo andate a dire agli italiani qua fuori che con 11.000 euro al mese si vive mediamente bene, quando loro vivono con 1.000 euro al mese, con una disoccupazione giovanile in Sicilia ad esempio al 63%. Se ritenete invece che non sia normale, che il buon esempio sia importante, potete con un semplice voto dare mandato ai questori di ridurre lo stipendio a 5.000 euro lordi, che vi assicuro io ci vivo benissimo con 5.000 euro lordi e non rinuncio a nulla di quello che l'attività parlamentare mi chiede di fare. È solo questo quello che votiamo oggi, inutile che vi scaldate più di tanto, un voto e decidete quello che volete dire agli italiani. Grazie. Deputato Sibilia, prego. Grazie Presidente. Onestamente